Prima ancora di iniziare, il 38esimo campionato della PGA italiana 2014 al Golf della Montecchia, a Padova, aveva già fatto registrare un record, quello delle adesioni. Oltre 135 professionisti, tra cui Costantino Rocca, Emanuele Canonica e Marco Crespi, si erano iscritti alla grande kermesse del golf professionistico. Per molti, senza categoria di merito, anche una qualificazione in 18 buche e poi l'apertura delle danze. A difendere il titolo Alessio Bruschi, nel contesto di un ottimo field. Obiettivo comune dopo le 54 buche, il titolo e una moneta di 4.500 euro su un montepremi di 30.000 euro. Perché abbiamo condisceso di ospitare la PGA italiana? Perché? Perché c'è una grande amicizia con Costantino Rocca, grande campione, ed è per quello che noi abbiamo voluto ospitarla. Abbiamo pensato questa cosa non più tardi di un mese fa. Però tutto sommato vedo che le cose sono andate bene, direi che il campo tenuto benissimo, il campo che ormai è consolidato con la piantagione della Bermuda Patriot, che ci permette di avere delle performance notevoli sia come qualità di campo ma soprattutto come risultato di risparmio energetico. Grande partenza di Giacomo Tonelli che nella prima giornata ha concluso in 64 colpi, meno 8, precedendo il ligure Mauro Bianco e Kim Yon. Ottimo score anche di Costantino Rocca che ha chiuso in 68. Cambio della guardia in cima al leaderboard dopo il secondo giorno. Andrea Maestroni e Alessio Bruschi, entrambi a meno 8, hanno opzionato la vittoria, mentre si è compromessa la situazione per diversi personaggi illustri. Il primo giorno mi sono divertito, il secondo un po' meno, il terzo purtroppo è andato un po' così e così per un piccolo infortunio. Comunque sono contento, ho passato il taglio. Poi ho giocato con i primi due giorni con Baldovino lassù, siamo dei veterani del golf e vuol dire che anche se i veterani partecipano ancora al campionato italiano, anche se non giovani, vuol dire che siamo attaccati alla nostra associazione, anche se in questi momenti non sono momenti facili per tutti. La nebbia ha creato qualche disagio alla vigilia del terzo giro, ma uno splendido sole ha poi illuminato il campo e riempito di colori l'ultima giornata. Una giornata lunga, soprattutto per i contendenti al titolo, che fino alla fine è stato di incerta giudicazione. Poi, dopo due buche di playoff, Andrea Maestroni ce l'ha fatta. Il 38enne bresciano, già vincitore del campionato PGAI del 2011, ha battuto allo spareggio il campione uscente Alessio Bruschi. Il primo giorno bene, un meno 3, sono stato un gioco 17 green, non ho sbagliato tanti birdie, però ho finito con birdie 17, birdie 18, quindi soddisfatto come primo giorno. Il secondo ho fatto una belle seconde 9 con un meno 4 e lì ho cominciato a credere un po' di poter dire la mia nel torneo, nella vittoria, perché ho visto poi i risultati, ho riagguantato la testa insieme ad Alessio e poi mi sono detto vabbè, ce la giochiamo all'ultimo giro, dove ho giocato molto bene, molti putt sbagliati le prime buche e bogey 17, birdie 18 per riagguantare un playoff e poi playoff dopo due buche sofferte sono riuscito a portare a casa il titolo. Il playoff è difficile, l'anno scorso ho vinto il playoff e quest'anno ho perso, quindi dà e prende, bisogna saperlo accettare e niente, così playoff, una buca secca, può succedere di tutto. È andata male, speriamo la prossima vada meglio. Campo e accoglienza fantastico, la Montecchia, io torno sempre con grande piacere. Visto il tempo che c'era stato le settimane scorse, un campo all'altezza di ospitare un grande torneo come questo della PGA. Il campo l'ho trovato in condizioni perfette, non me l'aspettavo perché il tempo è stato tremendo la settimana scorsa, il campo era perfetto, i green erano duri, compatti, veloci. Maestroni e Bruschi hanno chiuso il terzo e ultimo giro in 70 colpi, uno in più di Cristiano Terragni, classificatosi terzo. Siamo stati fortunati con il tempo,
Siamo stati fortunati a riuscire ad avvicinare degli sponsor per poter dare questo seguito al campionato italiano, che è il 38esimo. Hanno messo un campo fantastico, green bellissimi, e penso che anche gli score danno la possibilità di vedere che il Golf Club della Montecchia è in grado di ospitare delle manifestazioni di alto livello. E con questo evento si chiude il calendario 2014 dell'associazione. Appuntamento al prossimo anno con tante novità, ma di questo ne parleremo in una prossima puntata.